Ma dice che lui quando prende acqua sta male. Ma è uno squaletto. Ciao amici, quando la stagione autunnale avanza, molte persone mi contattano perché hanno paura di prendere l'influenza. Ogni anno è più forte e virulenta. Ma quanto è vero, l'ultima influenza che ho presa è stata una mazzata, non riuscivo più a riprendermi. Già, allora, i problemi sono due. Numero uno, siamo sempre più intossicati da cibo spazzatura, inquinamento di aria, acqua, elettrosmog. Tutto questo indebolisce il sistema immunitario e la capacità del corpo di riprendersi. Lo sapevate? Numero 2. I virus e i batteri sembrano essere più intelligenti di noi. Ogni anno cambiano un po', diventano sempre più resistenti, si adattano e le cure dell'anno prima non funzionano più. Loro con le difficoltà si rinforzano e noi ci indeboliamo. Ma che scenario apocalittico! Non esiste un antivirus come quello che ho sullo smartphone? Da bambina, mio papà, che era medico, mi diceva sempre: prevenzione già mezza soluzione. Poi lui non ascoltava nemmeno i suoi stessi consigli, perché i medici, si sa, sono fatti così. Ma io sì, ho imparato. Oggi vi dico le 5 peggiori abitudini, le più sbagliate, che fanno ammalare e impediscono di guarire. Basta non fare queste cose per ammalarsi la metà. Niente più raffreddori persistenti che durano mesi. Tutti noi sicuramente facciamo almeno una di queste cose. Vediamo qual è la vostra. Ma io non faccio niente per non ammalarmi, cioè non faccio niente per ammalarmi, cioè hai capito, no? Per non ammalarsi, vi svelo le mie 5 tisane più utili contro i malanni stagionali. E alla fine del video vi svelerò un trucchetto bonus per restare nella fatidica botte di ferro. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vedrete che poi nei commenti mi scriverete che oh, quest'anno non mi sono ammalata per niente. A proposito, se volete vedere tutti i miei consigli per essere sempre trendy e sani con Simona Vignali, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, fatelo subito, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche, così sarete i primi a vedere i nuovi video. Peggiore abitudine numero 1. Fumare. Il fumo di sigaretta uccide il sistema immunitario, acidifica tutto l'organismo, infiamma le vie respiratorie e fa accumulare catarro in più, oltre a quello del raffreddore e della tosse. Rallenta la guarigione. Cosa dici? Oddio, cosa devo fare adesso? A chi proprio non può rinunciare, dico almeno fumare di meno, no? E per aiutarvi, ecco la tisana giusta. Una tazza di acqua calda, un cucchiaino di foglie di eucalipto, un cucchiaino di foglie di timo e un cucchiaino di miele di manuka. Peggiore abitudine numero 2, mancanza di sonno. Ma cosa c'entra il sonno? A parte che col naso chiuso non riesco a dormire. Il sonno ricarica l'energia del corpo per combattere i virus influenzali e i batteri delle vie respiratorie. Dormendo si guarisce, lo dicevano sempre le nonne, ricordiamocelo. E io che non riesco ad addormentarmi, dormo sempre pochissimo. Ecco la mia tisana della buonanotte, rilassante, elimina lo stress e concilia il sonno. Una tazza di acqua calda, un cucchiaino di melissa e un cucchiaino di valeriana. Peggiore abitudine numero 3, troppo alcol. Ma io bevo pochissimo, solo un calicetto di vino quando torno a casa dal lavoro, mentre preparo la cena. Beh, sì, secondo uno studio, in autunno e in inverno l'alcol indebolisce la mucosa della bocca e dell'esofago, così è più difficile difendersi dai virus e dai batteri stagionali. L'alcol poi, si sa, indebolisce il fegato e non va bene.
Questa è una tisana depurativa e protettiva del fegato. Una tazza di acqua calda, un cucchiaino di tarassaco e un cucchiaino di cardo mariano. Si può dolcificare anche con il miele al tarassaco. Peggiore abitudine numero 4. Troppo stress. Ma scusa, tu conosci qualcuno che non sia stressato? Presentamelo. No, anche io ne soffro e sappiamo tutti quanto lo stress faccia male. Causa un abbassamento del sistema immunitario dovuto agli ormoni dello stress. Io mi faccio una tisana antistress, calmante, rilassante e riequilibrante. Ecco la ricetta. Una tazza di acqua calda, un cucchiaino di tiglio e un cucchiaino di bianco spino. Peggiore abitudine numero 5. Mangiare pesante. Siccome i cibi troppo pesanti richiedono molta energia per essere digeriti, riducono l'energia disponibile per le difese immunitarie. In più, il cibo digerito male disturba la flora batterica che invece deve sostenere il sistema immunitario. Con il freddo a me viene ancora più fame, poi mangio troppo e non digerisco, si blocca tutto. Basta seguire i miei video per mangiare sano, nutriente e light e bere una tisana digestiva per digerire bene, sgonfiare la pancia e assimilare meglio il cibo. Allora, una tazza di acqua calda, un cucchiaino di semi di finocchio e un cucchiaino di foglie di alloro essiccate. Scusa, ma quando devo bere queste tisane? Quando sgarro di brutto e devo riparare? No, ecco il mio trucchetto bonus. Una buona abitudine è bere le tisane a rotazione, una al giorno. Molte persone che ho seguito con questo trucco mi dicono che ha funzionato benissimo. Se volete essere anche voi portatori sani di salute naturale come me, condividete questo video, facciamo crescere il canale insieme con i vostri click. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre trendy e sani nel frattempo, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Scorsese, tisani.